ancora l'amore. Sono allegrie del cuore. Eccola qua, è lei. Ma guarda tu, se mi tocca fare anche l'elettricista. Sì, l'elettricista, faccio di tutto qui dentro. Allora, va, mi diverto sostanzialmente. Eccola qui, tu piccoletta. Perché sei fulminata? Dimmi, perché sei fulminata? Non è fulminata, funziona. Oh, mi succede sempre così. Io non riesco. Buonasera. Ma voi siete già qui? No, perché il locale è ancora chiuso e quindi... No, comunque restate, potete restare. Scusate se mi trovate così in déshabillé, ma fervono i preparativi per Revival. Questa sera è una serata importante per noi. Sì, Revival è il mio locale. Pardon, il nostro locale. Io sono quello che manda avanti la baracca, proprio faccio le cose più... incredibili! Sono elettricista, falegname, delle volte idraulico, insomma, faccio tutto e conduco questa baracca assieme a mio padre, che è con me in tutto quanto. Sì, sono il figlio del padrone. Lo so che a molti dire figlio del padrone evoca delle immagini di persone importanti. Un po' una cosa come questa, no? Immaginate, estate, caldo, afoso, i vestiti che vi si appiccicano addosso e voi siete lì alla posta, l'aria condizionata non funziona, siete sudatissimi, nervosissimi, col vostro numeretto in coda 98 4 no, e c'è da aspettare, voi siete sempre più nervosi, d'improvviso dietro di voi le porte della posta si spalancano, una ventata d'aria fresca entra ed appare sulla porta un uomo altissimo, bellissimo, biondissimo, insomma un superlativo assoluto, se l'avete intuito. E lui è lì con la sua barba, i suoi occhi azzurri e un vestito bianco di lino immacolato e dei sandali che lasciano intravedere dei piedi bellissimi. Appena appare tutti quanti si aprono e si scansano e lui avanza sorridendo e benedicendo, arriva allo sportello, fa le sue operazioni, finisce, si gira e sorridendo e benedicendo come era entrato va via, le porte si chiudono e caldo di nuovo e tanto nervosismo, e poi vi chiedete: ma chi è quello lì? E una signora risponde: ma come? Non conosci il figlio del padrone? La signora: quale padrone? E fa un gesto tra il mistico e l'elegiaco. E voi capite, sì? Capite che nessuno ha mai capito niente. Vabbè, bando alle ciance, io qui faccio di tutto, ma la cosa che mi piace fare di più è darla a bere. Non prendere in giro le persone, no, io sono un inventore, creo dei cocktail meravigliosi con dei nomi i più disparati, tipo Getsemani, sì, poi c'è quell'altro, Peace and Love, poi ce n'è uno che non mi piace molto, perché è amaro, si chiama Calvario, ma quello che mi piace di più, quello che proprio io amo fare, è il Lazzarone. Da far resuscitare i morti! L'avete capito? Sono un po' burlone. Grazie. Sono un po' burlone. Su questo siamo chiari. Diciamo che la cosa che mi riesce meglio è intuire al volo quali sono i gusti dei miei clienti. Sì, io li vedo entrare da quella porta e li osservo come muovono le mani, come sorridono, come parlano, e già indovino quali sono i loro gusti in materia di cotte. Finora non ne ho sbagliato neanche uno, ho indovinato tutti, proprio tutti, tranne uno. Uno soltanto. Uno del quale non riesco a indovinare il gusto in materia di cotte. Ma ci riuscirò. Ora, scusatemi, torno a fare dei lavori in cucina perché, insomma, la serata è quasi vicina. E voi state qui, state tranquilli, fate come se foste a casa vostra, parlate... No, anzi, non parlate. E un'altra cosa... i cellulari. Io li vedo. Ah, se li vedo. Scoprirai l'amore.